il significato di questo incontro. Lo scopo è quello di divulgare, tutelare e far conoscere a tutti il patrimonio artistico che mio padre ha lasciato a tutti, perché non è suo, è di tutti. Abbiamo visto un sacco di gente festeggiare dai balconi durante il lockdown. Fred e papà l'avrebbero fatto tranquillamente, perché nel 1958 scrivevano in banchiglia da un balcone all'altro, perché avevano le case, uno in via Santa Giulia e l'altro in via Bava, e le case erano d'angolo e coi balconi interni si vedevano e nascevano le canzoni. In particolare una sera Fred esce dal balcone: Leo, mi sembra di vedere Rocky Balboa nel primo film, che c'ha l'interfono con Poli. Ciao Poli, tua sorella è qui, ti richiamo dopo. Uguale. Leo, l'altro esce dal balcone e fa: dimmi, senti un po', io ho sta cosa in testa che mi gira, ma non riesco a... Ed era tatara taratara, tatara tarata, tatara taratara, tatara tarata, tatara taratara, tatara tarata, tatara taratara, tatara tarata, tatarata. Aspetta un momento, entra in casa, 5 minuti, esce. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, ed incontro un bel mammifero modello 103. Che bambola! Papà ha iniziato, è esploso nel 55 con Buscaglione, per il quale ha scritto 54 o 55 canzoni. L'unica famosa che non è firmata da mio papà è Guarda che Luna. Poi, quando purtroppo Fred, che era mio padrino, è mancato, io porto il suo nome per quello, lui ha iniziato una seconda carriera con Mina, che lo ha obbligato praticamente a rimettersi a scrivere, e le ha scritto Coriandoli, Stringimi forte i polsi, e poi Parole parole, e poi da lì tanta Rai, tanta radio, Rai 2, tanta radio, tanto teatro, tanto cinema. Papà ha avuto la paternità di aver lanciato diversi artisti. Uno è Dorelli, uno è Buscaglione, uno è Gippo Farassino. Oggi c'è un'Italia diversa. Quelle parole, quale significato possono riassumere quei suoni in questo momento così diverso? Eravamo dopo la guerra, quindi un momento di rinascita, di voglia di fare, di voglia di sognare. Loro erano a Torino in banchiglia, ma sognavano Broadway. Riempiva un bel vestito di magnifico lame. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe, un portento, credi a me. Bambola. Troveremo una colonna sonora per questi momenti così diversi? Non lo saprei proprio, perché veramente è un fatto che non ha precedenti a livello di umanità. Cioè, qui ci troviamo di fronte a una situazione che nessuno, cioè, l'abbiamo visto giusto in Virus letale con Dustin Hoffman, ecco, cioè, con queste cose che uno pensa che siano dal cinema, come quel maledetto 11 settembre che sembrava di vedere un film di Spielberg, invece era l'attentato alle Torri Gemelle. È difficile, forse parole. Perché, no, ma non perché è una delle più famose di mio papà, ma perché parole, dice caramelle non ne voglio più, rose e violini questa sera racconto l'altro. Cioè è la storia di un amore molto disincantato e che sta finendo. Ehi, 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 le grido piccola, dai, 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 non farla stupida, sai, io sono volubile,
se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi gli squadra come fosse uno straccione, poi si mette bene in guardia come Rocky il gran campione, finta al destro di sinistro, lei mi incolla ad un rampione che sventola. Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Leo Chiosso. Noi come associazione Leo Chiosso abbiamo deciso di ricordarlo con una serie di eventi. Abbiamo organizzato un concerto nella cascina, un concerto che sarebbe piaciuto moltissimo a Leo, perché Leo amava questo genere di musica, lui che girava il mondo amava anche il micromondo, quello dell'aia, quello dei sentimenti, quello delle merende. Leo era una persona di nobili sentimenti e antesignano. Molte tematiche delle sue canzoni sono estremamente attuali. Oltre a questo evento in programma vi è anche un altro concerto spettacolo sabato 26 settembre nel castello di Pralormo, perché Pralormo era la città natale. I Chiosso arrivano da lì, arrivano da Pralormo. Sono con noi due dei protagonisti degli Aster Veias, la voce, il pianista. Racconteremo qualcosa con loro del programma. Allora, in particolare proponiamo ovviamente le musiche di Buscaglione e Chiosso. Diciamo che noi già dall'inizio, da quando ci siamo formati nel lontano 21 anni fa, abbiamo sempre deciso di fare ovviamente le musiche di Buscaglione e tutto, ma anche tutte le musiche che loro suonavano a quel tempo degli anni 50 e inizio 60. Il nostro gruppo rispecchia fedelmente sia l'organico che la strumentazione che gli arrangiamenti di quello originale di Fred Buscaglione. Ci teniamo a cercare di conservare il messaggio originale della musica e delle parole. Abbiamo avuto la fortuna con questo gruppo di conoscere tre dei musicisti della formazione originale del gruppo di Buscaglione. Lo dico perché erano persone di una grandissima umiltà, ma in realtà erano musicisti eccezionali. Brani appunto che sono rimasti nella memoria. La musica di oggi avrà la stessa sorte? Non saremo qui per dirlo, probabilmente fra 50 anni credo, però la cosa che ci fa piacere notare ad ogni concerto è che per noi che non siamo più giovanissimi, in realtà vedere molte persone davvero giovani, 20 anni a volte anche meno, appassionate dei testi e delle canzoni ancora conosciute di Buscaglione è una bella sorpresa. Paese vuol dire qualcosa senz'altro. C'è da fare una riflessione, secondo me, il discorso che la musica di Buscaglione, adesso siamo nel tema quindi fermiamoci a quella, ma non solo quella, è chiaro, è una musica che è rimasta nel tempo, ma è rimasta già, non che la riprendiamo oggi perché viene ripresa da noi 20 anni fa o meno, nel corso degli anni, cioè dalla morte di Buscaglione, quindi dello scioglimento degli Aster Novas, ad oggi c'è sempre stato un richiamo a questo tipo di musica. Persone come Buscaglione e come Chiosso avevano alle spalle decenni di preparazione, non venivano dal nulla, quindi prima dell'esplosione alla popolarità di Buscaglione ci sono stati più di 20 anni di lavoro musicale. Buscaglione stesso era un jazzista incredibile, ha vinto molti contest, era un violinista soprattutto eccezionale, ma anche un contrabbassista, un suonatore di fiati. Erano personaggi polivalenti che probabilmente avrebbero meritato una fama maggiore. Onore ai musicisti di Buscaglione, onore a Buscaglione e alle parole indimenticabili di Chiosso. Lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, faccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa? Implorandomi e piangendo un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
sono molto soddisfatta di ospitare questo evento su Leo Chiosso e di, nel nostro parco, finalmente poter ricevere molte persone che in questi giorni ci hanno sempre cercati e abbinarlo a un evento che è la seconda edizione di questo mercato delle pulci particolari. Sono 25 castelli piemontesi che espongono i loro oggetti. Il castello ha ripreso il ruolo antico, che era il ruolo di dare lavoro a molte persone e a tutto il territorio, e con questi anni la rinomanza è talmente aumentata, siamo conosciuti ormai in tutta Europa, non solo, e così riusciamo a dare una forte ricaduta economica al territorio. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal punto di vista musicale? Ci sarà un artista, una cantante, una bravissima cantante, ex Festival di Sanremo negli anni 80, quindi bravissima, che canterà canzoni di Mina, di Vanoni, ma i testi sono tutti di Leo Chiosso. Questo sarà un evento di grandissimo prestigio. Grazie.